Leopoldo Rondina, presidente BCC di Fano. Allora, presidente, questa si festeggiano 100 anni, che per una banca insomma inizia a essere un risultato decisamente importante. Sì. Possiamo ricordare le mission importanti della banca e la sua diffusione sul territorio? Beh, 100 anni sono tanti. Noi stiamo ricordando dalla Costituzione nel 1911, poi le diverse fasi, e direi che il riferimento più importante è il 1993, perché è coincisa con la liberalizzazione degli sportelli, la possibilità di fare anche soci non solo tra agricoltori e artigiani, e da quel momento è cominciata la crescita, perché fino a quel momento avevamo pochissimi sportelli, e da lì anche diciamo che abbiamo avuto la possibilità di aprire questo sportello a Senigallia nel 2004, quindi 7 anni che siamo qui in Senigallia. La nostra mission è fare banca nel territorio, banca soprattutto con i soci, quindi lo spirito di mutualità che diciamo abbiamo cercato anche di realizzare nel territorio di Senigallia. Abbiamo oltre 100 soci, in complesso abbiamo 5.000 soci, quindi la banca è la banca dei soci e la banca delle comunità locali. Noi abbiamo creato questo slogan, ma diciamo anche poi su Fano siamo diventati sempre più anche banca di quartiere, perché abbiamo diversi sportelli e quindi riusciamo a essere presenti anche nell'ambito, la nostra città di Fano lo consente, perché ci sono diverse frazioni e poi ci siamo un pochino anche allungati lungo la Valle del Metauro, siamo fino a Serlungarina. Quindi però un territorio circoscritto dove noi cerchiamo di fare soprattutto andare in profondità, avere la relazione con i clienti e in modo particolare con i soci. Presidente, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio privilegiato di una BCC presente sul territorio in maniera così ramificata, qual è la situazione economica attuale del nostro territorio, il fanese, le barche, il mobili, il settore in cui la crisi si è sentita maggiormente? Io penso che la situazione sia abbastanza variegata. Ci sono le aziende che sono dedite alle esportazioni, che hanno buon ritmo di crescita. Veramente questo qui è un fatto positivo, perché sono aziende che hanno mercati, che hanno clienti in paesi in crescita, perché qui non bisogna dimenticare una cosa importante, che il mondo non è tutto in recessione, non è tutto in difficoltà. E anche in Europa sappiamo come ci sia una crescita importante in Germania. In Europa forse, se escludiamo la Germania e altri paesi, diciamo sostanzialmente l'Europa è in difficoltà, però altri paesi sono in forte crescita e in questa fase di crescita diciamo sono anche pronte a recepire i nostri prodotti. Quindi se noi riusciamo a essere attenti a questo, a seguire bene, a investire anche in innovazione, in ricerca, sicuramente abbiamo mercati che ci possono aiutare. La difficoltà invece è per quelle aziende che producono per l'interno, perché i consumi in un contesto di difficoltà, i redditi delle famiglie calano, molti hanno perso il posto di lavoro, hanno la cassa integrazione, quindi sono situazioni in cui uno non ha nemmeno la voglia di spendere. E invece se ci fosse un rilancio dei consumi, però facciamo manovre restrittive, le manovre restrittive penalizzano ancora di più. E si dice che l'Europa ci chiede, no, di tenere rigore, ma questo rigore significa mettere indirettamente o ridurre comunque anche interventi ai comuni, quindi mancano i servizi. Veramente è una fase, soprattutto per le famiglie che hanno anche figli, è difficile, per cui bisogna che resistere, questo qui senz'altro, però indubbiamente approfittando dei mercati internazionali molte aziende ne stanno uscendo, dopodiché possono trascinare anche tutto l'indotto.